Allora penso che possiamo incominciare, scusate per il ritardo. Do un caloroso benvenuto a tutti i nostri gentilissimi ospiti. Siamo sempre molto lieti di vedervi qua all'Istituto Polacco di Roma. Io sono per di più contenta perché ci incontriamo per parlare di Gustav Herling-Grudzinski, che è tanto caro a noi tutti e che merita una testimonianza veramente degna. Poiché per anni è stato un autore sia in Polonia sia in Italia emarginato, o anzi forse alcuni volevano che fosse emarginato, invece così non è successo per fortuna. Do un caloroso benvenuto ai nostri ospiti e sono contenta di avervi qua nonostante questo pomeriggio abbastanza piovoso, e spero che possiate immergervi nell'universo letterario e umano di Gustav Herling-Grudzinski. Volevo veramente accennare brevemente due parole, non voglio dilungarmi tantissimo, ma come avevo detto, Gustav Herling per anni non era riconosciuto in Polonia, i suoi scritti erano appunto contrabbandati oppure stampati clandestinamente, contrabbandati poiché pubblicava nella rivista più influente in esilio, La Cultura, di cui parleremo oggi, assieme a Jerzy Giedroyć, e per questo poi è diventato, anche dopo la caduta del regime comunista in Polonia, è diventato un personaggio non solo famoso ma un punto di riferimento per molti noi. Mi piace presentare i nostri relatori, la Marta Herling, segretario generale dell'Istituto Italiano per gli studi storici e figlia dello scrittore. Grazie per essere venuta. Andrea De Carlo, polonista e traduttore dell'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale. Grazie. Łukasz Paprotny, consigliere dell'Ambasciata della Repubblica di Polonia in Slovenia e il mio predecessore, che conoscete benissimo, grazie perché lui è venuto veramente da lontano. E doveva essere con noi anche Paolo Morawski, saggista, esperto di storia e cultura europea polacca, presidente della Fondazione Romana della Marchesa Umiastowska, ma purtroppo per motivi di salute non può essere presente. Non può essere presente anche la collega Bogusia Servinska, che ringrazio moltissimo per il suo contributo per questa serata, anche i miei colleghi qua dell'Istituto che sono presenti, purtroppo per motivi di salute Bogusia non è qui con noi. Il volume Gustav Herling e il suo mondo, pubblicato da Viella Editrice a cura di Andrea De Carlo e Marta Herling, che presentiamo oggi, raccoglie, come ben sapete, gli atti del Festival Letterario Napoli di Herling, tenutosi nel 2019, nel centenario della nascita dell'autore, ed è pubblicato da Viella, la cui direttrice ci ha onorato della sua presenza, e saluto di cuore Cecilia Palumbelli, alla quale poi passerò la parola fra poco. La pubblicazione è anche l'occasione per ricordare che 75 anni fa Gustav Herling, assieme a Jerzy Giedroyć, diede vita ad una nuova rivista che avevo menzionato, Cultura, il cui primo numero fu proprio redatto e pubblicato a Roma nel 1947. Per concludere, lasciatemi soltanto dire due parole, una digressione personale. Quando Łukasz Paprotny, il mio predecessore, dopo la sua partenza per la Slovenia, mi ha telefonato e mi ha
proposto di organizzare questa serata, ero veramente entusiasta da subito e molto felice. Molti di voi non lo sanno, ma proprio uno degli ultimi eventi che avevo organizzato a Milano riguardava, con Marta Herling, riguardava proprio la mostra e il catalogo Gustav Herling, ritratto di un'epoca, che avete il modo anche di vedere oggi. E infatti l'abbiamo organizzata con Mondadori e con l'archivio Gustav Herling, quasi in contemporanea con l'uscita del Meridiano, che raccoglie le opere e un ricco apparato critico curato da Cristina Jaworska. E quindi ho capito subito che si è trattato dell'ultimo, praticamente uno degli ultimi eventi, perché risale a novembre del 2021, organizzati a Milano, e non avrei mai pensato di trovarmi a distanza di un anno a Roma per parlare di nuovo di Herling. Quindi si vede che proprio Herling ritorna costantemente, per fortuna, nella mia vita, e non solo attraverso la letteratura, ma anche proprio sono fortunata, posso dire, anche da questo punto di vista. Invece adesso, leggendo gli scritti del Festival Letterario Napoli di Herling, mi ha colpito, prima di tutto, quanto il suo messaggio e la sua visione della letteratura, la sua visione dell'Europa e le sue considerazioni sociali e politiche, quanto siano attuali oggi. Anzi, forse con la guerra in Ucraina sono più attuali che mai. Quindi è veramente incredibile, e credo che tutto ciò sia possibile perché parliamo di un uomo con una forte tempra morale, di un uomo che è stato sempre sincero con se stesso, di un uomo appassionato che amava letteratura e che si è sempre dedicato alla letteratura con tutta la sua sincerità. E la personalità di Herling e il suo approccio verso uomini e verso la vita stessa sono caratteristiche inconfondibili. E lo definisce al meglio il premio Nobel Czesław Miłosz nel 2002, e mi piace citare proprio le parole di Miłosz su Gustav Herling, e adesso concludo. Cito: come prigioniero del Gulag, Gustav Herling non è mai venuto meno al codice di solidarietà vigente tra i prigionieri. Come soldato dell'esercito polacco in Italia, fu decorato per la battaglia di Monte Cassino. Come scrittore non ha voluto inchinarsi alla moda della sperimentazione stilistica. Era severo nei giudizi, poiché era innanzitutto severo con se stesso. È molto forte questa citazione, e per me e per molti della mia generazione, e penso non solo della mia generazione, Herling è un forte, è sempre stato e lo è tuttora un forte punto di riferimento. Mi sono resa conto qualche anno fa a Napoli, passeggiando per Napoli con mio figlio, che è proprio così, e che sono, posso considerarmi felice, poiché quando parlavo con mio figlio, che attualmente ha 27 anni, e parlavamo passeggiando per Napoli di Herling, lui mi ha detto ad un certo punto: mamma, ti invidio la tua generazione. E io mi sono stupita, gli ho chiesto: ma come mai? Voi avete tante possibilità di viaggiare, di sviluppo, noi eravamo privi di tutto ciò. E lui mi dice: sì, ma ci mancano importanti punti di riferimento. E questo credo che sia la cosa veramente essenziale. E oggigiorno i personaggi di questo spessore, di questa tempra morale e anche di questo talento ce ne sono sempre meno. Quindi grazie per questa serata, per la vostra presenza, grazie di tutte. Ora passo la parola alla direttrice della casa editrice Viella, prego. Buonasera, io sono Cecilia Palombelli e ringrazio la direttrice veramente di questa opportunità, un'opportunità che è per me importante
soprattutto perché noi ci vediamo per la prima volta, perché in fondo è stato, come dire, abbiamo lavorato durante due anni che sono stati faticosi per tutti, e quindi siamo riusciti a costruire questo libro sempre vedendoci per Zoom, quindi è la prima volta anche per noi, e per me è un grande piacere, un grande onore vedere i curatori, i fattori proprio del libro, e stare tutti insieme qui oggi in questo luogo. Quello che volevo dire era semplicemente che questo libro è stato veramente un libro collettivo, perché parlo per me, perché non è facilissimo lavorare con due curatori e con quattro istituzioni, e invece siamo riusciti tutti quanti, in un momento comunque complicato in cui non ci si poteva neanche vedere intorno a un tavolo, creare le condizioni per fare delle scelte e operare veramente in una condivisione assoluta. Perché non è stato un libro facile. Allora, io parlo soltanto da un punto di vista, diciamo, proprio editoriale, lascio poi i contenuti ai curatori. Perché non era un libro facile, perché era intanto un personaggio, come dire, complesso e variegato, e poi soprattutto veniva da un incontro a un festival letterario in cui, proprio per la personalità dell'autore, moltissime persone sono intervenute a parlare con codici linguistici anche molto diversi, per cui dagli storici ai letterati a testimonianze amicali, non so come dire, di proprio testimonianze, per cui, come dire, il registro del libro, quando sono arrivati i testi, era diverso, era multiforme, e quando si fa un libro si cerca sempre, come dire, di creare un'unità su questo e non lasciare al caso, come dire, i discorsi. Quindi abbiamo lavorato molto per creare un indice compatto in cui venissero fuori, si mostrassero le varie anime del convegno, le varie persone che sono intervenute e che hanno avuto un grande piacere a intervenire. Proprio, e la cosa bella che è venuta fuori è che proprio si sente la molteplicità dei discorsi, la molteplicità dei linguaggi, la molteplicità degli approcci, la molteplicità degli affetti, anche mi posso dire, di aver visto guardando il libro. E in più c'è stato un grande lavoro proprio di scambio culturale, perché Italia-Polonia, Polonia-Italia, in continuazione sono stati, come dire, tradotti tutti i testi polacchi, per cui c'è stato un grande lavoro di traduzione, di revisione, e che non è un lavoro facile quando lo si fa, di uniformazione, come dire, anche dei codici linguistici, a cominciare dalla prima cosa che ho detto a loro quando guardavo l'indice, nella mia ignoranza, perché io faccio l'editore, ma a volte, cioè, gli editori sono anche ignoranti, perché non è che sanno tutto, per cui ogni volta si pongono dal nome, per cui c'era, una volta si chiamava Gustav Herling e una volta si chiamava Gustav Herling Grudziski. Allora io non capivo, dico, come si chiama? No, ti ricordi, Marta? Cioè, esatto, dico, per chi non conosce, si può porre, noi, l'editore cosa fa? Cerca di uniformare linguaggi diversi e forme diverse per dargli criteri. Quindi è stata, tant'è vero che abbiamo messo una nota, per cui ho imparato questa cosa importante anche per loro neanche se ne erano resi conto, no, bene, diciamo, per cui in Italia è Gustav Herling e in Polonia è Gustav Herling Grudziski, quindi abbiamo adottato a seconda dell'autore, mettendo una nota ovviamente, spiegando, perché sennò io me lo sarei chiesta guardando il doppio e quindi basta, io era soltanto questa piccola premessa, e soprattutto un ringraziamento per questa occasione che ci ha permesso, come dire, di stare insieme dopo tanto tempo. Veramente, grazie di cuore a tutti. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci.
passiamo la parola al mio predecessore, direttore, consigliere, console anche, non so quale titolo preferisce, Łukasz Paprot. Mi chiamo Łukasz, buonasera a tutti, sono veramente commosso di poter essere tornato qui a Roma e ringrazio tantissimi amici dell'Istituto Polacco di Roma anche di essere presenti stasera per quell'occasione. Ringrazio la direttrice dell'Istituto Polacco di Roma, dottoressa Adrianna Siennicka, per quell'invito che mi ha fatto tanto, tanto piacere. È vero che telefonato con quell'idea di fare la presentazione di quel libro, ma era una cosa molto naturale anche di programmare, perché dopo tanti anni del lavoro su quel libro mancava un momento di celebrazione della sua uscita, di quello che abbiamo possiamo tenere nel mano, che è il frutto del festival letterario, della sua conferenza L'Europa di Herling, ma tutto il festival dedicato proprio a Gustav Herling-Grudziński nel centenario della sua nascita, svoltosi nell'ottobre 2019, ora in un'altra epoca, prima del lockdown, della pandemia, a Napoli, era un festival interdisciplinare che ha incluso anche una serata particolare con Toni Servillo, che leggeva il campanaro di Santa Chiara. Abbiamo avuto anche possibilità di ascoltare un programma musicale dedicato all'amicizia di Roman Palester con Gustav Herling. Alcuni di quelli cosiddetti side events hanno lasciato anche una traccia qui nella pubblicazione. Naturalmente una delle assi di quel libro e anche del nostro pensiero su quella pubblicazione post convegno era proprio l'Europa di Herling e lo suo sguardo sul confine orientale. Questo è anche più significativo quell'anno, adesso, che allora. Vorrei solo sottolineare che tutto quello che Gustav Herling ha scritto, iniziando con Un mondo a parte, c'è una vera e propria grande conoscenza del mondo russo, del mondo sovietico, con compassione alle vittime, a quelli che sono stati i suoi coprigionieri a Ircevo, ma è sempre anche una condanna fortissima del regime, che a quel tempo era quel regime stalinista, comunista, che prima era il regime imperiale, che adesso è anche un regime imperiale russo. Mi pare che vale la pena sottolinearlo anche qui in Italia, anche nel momento in cui il premio Nobel per la pace viene conferito all'associazione Memorial, che nel frattempo è stato bloccato, disolto dal governo di Mosca. Colgo questa occasione per sottolineare anche il volume del lavoro che Marta Herling e Andrea De Carlo hanno voluto di portare in quel progetto. Ricordo anche un pensiero, diciamo, spiritus movens di Paolo Morawski sui lavori su questo libro. Ci dispiace tantissimo la sua assenza stasera, ma direi che quello che ricorderò sempre dai quegli anni di pandemia sono i nostri incontri online nella seconda serata cosiddetta, anche di parlare su tantissimi dettagli di quella pubblicazione, ma anche proprio ricordando Gustav Herling, il suo mondo, come anche il titolo della pubblicazione.
direttrice Adriana Sinicka ha menzionato anche quella ricorrenza del 75° anniversario della nascita del mensile Cultura, dopo un paio di mesi spostatosi in Francia, in Maison Lafitte, la prima edizione, il primo volume pubblicato proprio qua a Roma il giugno 1947. E quella, la cultura cosiddetta in Polonia, la cultura di Parigi, era il magazine letterario più importante non solo per la letteratura polacca della seconda metà del Novecento, essendo una straordinaria collana delle pubblicazioni della letteratura cosiddetta in esilio nella lingua polacca, ma anche per il suo impegno politico, geopolitico. Si dice che il pensiero politico di Jerzy Giedroyć fa finora la base della politica estera polacca verso il nostro confine orientale, verso i paesi baltici, la Bielorussia, l'Ucraina, anche la Russia. È molto importante di ricordare che il primo volume della cultura, pubblicato proprio qui a Roma 75 anni fa, ha avuto due redattori. Jerzy Giedroyć, il redattore della cultura fino alla sua morte, fino al volume 637, ma anche Gustav Herling, che era un suo co-redattore di quel volume, ma anche un co-combattente proprio nelle forze armate polacche sul comando di generale Anders. Erano coinvolti insieme alla preparazione del magazine L'Aquila Bianca, Orzeł Biały, e dopo, rimasti a Roma dopo la fine guerra, hanno pubblicato quel volume della cultura che dopo ha anche dato l'origine a Biblioteca di Cultura, quella casa editrice della letteratura polacca che non poteva essere pubblicata in Polonia comunista, ma che ha dato dopo la svolta dell'anno 56 anche proprio luogo per pubblicazioni di tanti titoli delle opere di Gustav Herling. Allora celebriamo Gustav Herling e il suo mondo come una pubblicazione a cura di Andrea De Carlo e Marta Herling. Celebriamo quell'anniversario della nascita della cultura cosiddetta di Parigi, ma nata qui in Italia. E il mio ringraziamento va a tutte le persone coinvolte nel successo di quella pubblicazione, nonostante che ha durato quasi 3 anni per poter tenerla in mano. Grazie tante. Passiamo la parola a Andrea De Carlo. Grazie. Allora, io anch'io ringrazio la direttrice per l'invito, insomma, e per essersi fatta carico di questa presentazione, perché Łukasz al suo tempo, insomma, aveva deciso di organizzarla prima della sua partenza, ma poi non ci siamo riusciti con la pubblicazione, quindi ovviamente ringrazio anche Bogumiła Serwińska, che è stata eccezionale nell'organizzazione di questo evento. Ovviamente, quindi, come è già stato detto dalla direttrice, quindi la casa appunto Viella, questa pubblicazione è una pubblicazione molto complessa, perché dopo il festival Gustav Herling, come era Napoli di Gustav Herling, ci siamo ritrovati con un materiale abbastanza eterogeneo che, insomma, trattava di diverse questioni, e insieme, appunto, tutti insieme, quindi insieme alla casa editrice, abbiamo quindi molto dibattuto come rendere, quindi, al meglio, in maniera, quindi, diciamo, omogenea, quindi organica, tutta questa materia
che, di cui avevamo, diciamo, con cui avevamo a che fare, e dovevamo dare assolutamente una logica anche a questi interventi, contributi, anche perché si passava quindi dall'articolo quindi scientifico alla testimonianza, o addirittura ci sono anche dei testi che sono rientrati quindi le testimonianze, che sono però squisitamente letterarie, cioè non hanno un valore insomma scientifico o d'altro. Quindi è una pubblicazione quindi abbastanza eterogenea, e noi abbiamo deciso quindi di ovviamente creare quindi delle tematiche. Queste tematiche dovevano ruotare intorno a quello che era quindi l'argomento del festival, cioè si è sempre parlato quindi di Herling come autore di Innisfiat, cioè di un mondo a parte, quindi Herling e il Gulag sovietico, Herling come ovviamente come scrittore quindi polacco, ma mancava quindi appunto una pubblicazione che andasse quindi a in qualche modo a rivelare anche quelli che erano i suoi contatti con l'Italia, quindi il suo trascorso, quindi i suoi anni qui trascorsi in Italia, fra l'altro tutta la sua letteratura, quindi no, molti motivi vengono tratti proprio cioè lui si ispirava quindi all'Italia, quindi, ma soprattutto a Napoli. E quindi si è deciso di dare quindi importanza alla Napoli di Herling, ma anche a Herling diciamo all'Italia, diciamo, non solo qui a Napoli, poiché già nel 2014 con la pubblicazione che c'era stata all'Accademia delle Scienze, no? All'Accademia Polacca delle Scienze, quindi si era avuto un altro convegno quindi a Napoli e a Roma, in cui si era insistito invece sulla figura quindi dell'Europa, cioè quindi come la Napoli, scusate, come Gustav Herling quindi europeo. E siccome questo già era stato, diciamo, in qualche modo quindi affrontato come immagine quindi di Gustav Herling, quindi quale scrittore quindi europeo, e noi ovviamente ci stiamo concentrando invece sulla parte quindi italiana e napoletana. All'interno di questo ovviamente di questo nostro grande quindi macro tematica abbiamo inserito ovviamente alcuni aspetti di Herling, abbiamo deciso di approfondire aspetti come per esempio quella questione, diciamo, il suo rapporto quindi con la storia, no? Il suo il coraggio civile, che in quanto ne diviene un esempio per via dei suoi trascorsi, per via quindi diciamo di questa sua etica, questa profonda quindi moralità che aveva sviluppato durante quindi anche gli anni di prigionia e poi con l'armata quindi Anders. E infine quindi si è passati alla libertà di scrivere, quindi questo diciamo sono i tre elementi che compongono Gustav Herling appunto e il suo mondo, cioè questo libro. Ovviamente il libro è diviso in cinque quindi sezioni. La prima quindi sezione quindi è dedicata appunto alla storia quindi o il secolo quindi dei lupi, in cui alcuni interventi quindi riflettono sull'anticomunismo di Gustav Herling e il problema quindi del male, cioè lui per esempio quindi Carlsen affronta quindi la tematica appunto dell'anticomunismo di Gustav Herling analizzandolo contestualizzandolo all'interno della filosofia quindi, no? del mondo quindi filosofico del Novecento e anche quindi di quello che è la geografia culturale e politica quindi dell'Europa dell'epoca. Peccato che non c'è neanche Paolo Moravsky, perché lui appunto aveva nuovamente quindi affrontato la tematica quindi di Herling come appunto figura quindi europea,
Infine, quindi, un aspetto invece poco studiato, quindi Herling, era appunto quindi, il suo rapporto con con l'origine quindi ebraica. Cioè, nel senso che Herling stesso quindi, ha sempre diciamo, taciuto questa parte, non ha mai esplicitato questa sua appartenenza. Fra l'altro, a chi gli chiedeva sempre lei quindi è ebreo, lui rispondeva: io sono polacco. O meglio, quindi polacco napoletano, no? Cioè, quindi cioè, lui in qualche modo cercava sempre di non entrare quindi all'interno insomma, di questioni religiose. E poi questo intervento, appunto contributo di Giovanna quindi, Tomasucci è importante perché finalmente quindi, in Italia si va ad analizzare nel contesto ovviamente delle sue opere letterarie anche questa sua diciamo, origine ebraica. Un'altra sezione è dedicata a Gustav Herling e ovviamente quindi Gustav Herling napoletano con interventi che riguardano soprattutto quindi i suoi riferimenti a Napoli e dintorni quindi Napoli, per esempio quindi Compianto Karpinski scrive questo contributo quindi sul appunto museo immaginario di Gustav Herling Grudzinski. Ancora quindi c'è il famoso quindi, inventario della biblioteca di Gustav Herling, che in quanto sappiamo che questa biblioteca contenuta in Villa Ruffo è stata poi spostata quindi, all'istituto quindi, per gli studi storici, perché appunto non, per questioni insomma, familiari, non so, di fondazione eccetera, non entriamo in merito a questo, e purtroppo questa biblioteca quindi prima è stata quindi ovviamente prima di essere mandata all'istituto quindi per gli studi storici è stato ricostruito appunto attraverso un lavoro quindi di inventario da parte di Piotr Kłoczowski e Dorota Fortuna l'intero come dire costruzione di questa biblioteca che noi oggi abbiamo un volume dedicato a questo. Infine quindi si chiude questa sezione con un intervento, con il contributo di Joanna Boryszak che ha curato invece la mostra quindi Herling, cioè Herling ritratto napoletano che abbiamo potuto quindi osservare durante il festival. Allora, diciamo che ovviamente quindi le altre sezioni sono quindi il coraggio civile, no? Poi abbiamo quella libertà quindi scrivere, Herling e scrittori italiani, per esempio, un altro aspetto di cui non si è mai approfondito appunto sono i rapporti tra Herling e gli intellettuali italiani. Fra l'altro questi testi che sono stati raccolti affrontano appunto anche materiali d'archivio inediti che non sono stati mai quindi diciamo analizzati prima. E bisogna anche dire che tutto quello che il materiale che contiene questo libro in realtà non viene tutto dal festival. Noi curatori abbiamo a un certo punto deciso, per rendere ancora più per dare una visione quindi d'insieme di quello che era il mondo, quindi, diciamo questo mondo complesso e abbastanza quindi ricco sia dell'opera ma anche dell'uomo Herling, abbiamo appunto aggiunto altri quindi contributi che pensavamo che potesse quindi aiutare a dare quel maggiore risalto insomma e mettere in luce alcuni aspetti che fino ad ora non erano stati ancora approfonditi. Quindi ci sono tutta una serie quindi, di interventi quindi, che riguardano i rapporti quindi Herling con Elsa Morante, per esempio, no? Cristina Campo, Elimir Zolla, Leonardo Sciascia e così via. E questa sezione quindi si chiude appunto con un contributo di Zachorski sull'immagine postuma di Gustav Herling Grudzinski quindi in Italia, cioè vengono raccolte tutte quello che la stampa italiana aveva
scritto qui negli anni fino qui alla morte quindi Herling, e si vede una sorta di come dire di percorso, cioè si passa dall'ostracismo nei confronti quindi Herling fino poi a una rivalutazione quindi completa appunto di Herling in Italia. E infine quindi ci sono le ultime due sezioni che sono dedicate quindi da una parte alle testimonianze e dall'altra invece in appendice ovviamente abbiamo deciso di dare voce anche allo stesso Herling, cioè dopo questa diciamo opera polifonica abbiamo deciso di inserire un dialogo, un'intervista che Herling aveva rilasciato quindi a Basil Kersky che si intitolava La responsabilità della letteratura. E in ultimo appunto quindi i materiali, cioè quelli che erano gli interventi dei tre presidenti quindi, no, della Repubblica, diciamo della Federazione quindi, tedesca, ma anche della Repubblica italiana e polacca, che avevano quindi, erano intervenuti durante lo scoprimento della targa il 20 novembre quindi 2012. E questo diciamo solo quindi per dare maggiormente quindi risalto a una figura come quella di Gustav Herling, che aveva in qualche modo interessato quindi tre nazioni e quindi la sua ovviamente importanza era riconosciuta appunto a livello quindi europeo e non soltanto polacco e italiano. Quindi diciamo che Herling, quindi, oltretutto come Wojciech Boleński aveva a suo tempo scritto, quindi possiamo considerarlo una sorta di autorità, dice Boleński, che oltrepassa le generazioni, una figura ammirata e rispettata persino da chi non apprezza la sua scrittura. Quindi all'interno di questo volume ovviamente trovate anche dei riferimenti alla sua opera, per esempio vengono qui analizzate dei motivi che sono assolutamente quindi inediti, per esempio il rapporto di Herling, per esempio le figure femminili nell'opera quindi Herling, che diciamo finora a parte quindi Shaw, ma mi sembra che non ci sia stato nessuno che se ne sia occupato. Quindi ci sono tutta una serie di interventi possiamo dire, elementi originali, quindi con delle analisi quindi originali appunto che fino ad ora qui non si era assolutamente di cui non si era ancora parlato. Inoltre quindi quindi si parlava del fatto che questo allora diciamo lo scrittore, questo rapporto che lo scrittore ha tra l'Europa appunto occidentale e quello orientale, in quanto lui stesso quindi diceva, no? Quindi un po' riprendendo quello che diceva Giovanni Paolo II, cioè che appunto l'Europa respira quindi grazie a due polmoni, no? Quello orientale e quello occidentale, e quindi ed è impossibile quindi diciamo ritrarre la cultura e la storia quindi d'Europa senza considerare l'esperienza di entrambe le parti del continente. E la figura quindi Herling in qualche modo anche attraverso quella rivista quindi Cultura di cui parlava prima Ukash quindi è riuscito a dare quindi vita a questo diciamo a questo pensiero, cioè comunque l'Europa senza quindi una parte d'Europa senza l'altra parte non può esistere. E quindi questo è stato il sunto del nostro lavoro, quindi che è stato molto complicato, devo dire, non entro ovviamente all'interno quindi, dei contributi perché insomma se no ne finiremmo a parlarne per ore e ore, però credo che sia un libro che fa luce insomma su diversi aspetti di Herling non ancora quindi indagati precedentemente. E fra l'altro quindi questo libro insieme quindi agli atti del convegno del 2014 in qualche modo quindi si completano, quindi come dire
si richiamano l'un l'altro e questo credo quindi sia quindi molto interessante. Grazie, quindi concluderei insomma qui il mio intervento e passo insomma la parola a Marta. Grazie. È con certa emozione che prendo la parola sempre qui, in questo Istituto Polacco di Roma, e desidero innanzitutto esprimere la mia gratitudine alla direttrice Arianna Sienicka, che ha, come dire, in segno di testimone e anche poi di, come dire, di passaggio di testimone, accolto e voluto questa presentazione del libro Gustav Wehrlich e il suo mondo, che tanto, come dire, Lukács Poprotnik se lo ricorda, tanto desideravamo poterla fare, non ci siamo riusciti prima dell'estate, si è compiuto il nostro desiderio oggi ed è molto significativo e bello che ciò avvenga in un passaggio di testimone da Lukács Poprotnik, che veramente diciamo è stato, non lo posso dimenticare, veramente l'anima, il sostegno, l'entusiasmo, la volontà con cui ha concepito, perché bisogna dire così, e ha voluto, ha organizzato, è stata un'impresa complicatissima come il libro, il Festival Wehrlich a Napoli. Il Festival Wehrlich a Napoli è stato mitico, Lukács Poprotnik ci ha guidato e siamo riusciti anche lì a riunire istituzioni polacche, istituzioni italiane, due grandi università di Napoli, l'Università all'Orientale, l'Università Sor Orsola Benincasa, l'Istituto Italiano per gli Studi Storici, il Comune di Napoli, certo, ci ha certamente affiancato e soprattutto, diciamo, è stato, come dire, un'idea straordinaria, perché tra l'altro il titolo era La Napoli di Wehrlich, un'idea straordinaria perché è stato veramente l'omaggio della città che abbiamo avuto tutti la sensazione che allora ha veramente ritrovato la presenza dello scrittore nei suoi luoghi, l'ha riconosciuto, e tra l'altro ci sono stati offerti, no, dei luoghi bellissimi, la Sala Liberoni dove si è inaugurato il festival, la Basilica di Santa Chiara, il complesso di San Domenico, tutti i luoghi di Wehrlich, di Gustav Wehrlich a Napoli. È stato un grande omaggio di queste istituzioni, ma è stato un grande omaggio anche per la prima volta, forse, certo, dobbiamo dirlo, perché non era mai accaduto in questo modo, della città. Ed è, diciamo, per me anche, tengo a dirlo, insomma, c'è una grande emozione ad essere qui all'istituto, il luogo dove diciamo ci sono, come dire, dei ricordi, presenza di Gustav Wehrlich, il primo, non dobbiamo dimenticarlo, dobbiamo ricordarlo, quando nel giugno del 98 gli fu conferito l'ordine dell'Aquila Bianca. In quella sala c'era il ministro degli esteri Bronisław Geremek, e diciamo, ricordo la profonda commozione di mio padre e questo discorso che poi è stato pubblicato anche di recente in un volume curato dall'ambasciata d'Italia a Varsavia, questo discorso che tenne prima una versione in polacco per gli amici e l'altra parte in italiano, due estremi, Polonia e Italia, due estremi della mia vita. E fatemi ricordare anche
anche mia madre, a cui rivolgiamo il nostro pensiero commosso, il nostro omaggio, perché è stata una presenza in tutto, veramente in tante cose anche che sono state ricordate oggi, e che l'unico, diciamo, non è, sempre qui è stato conferito la croce di commendatore della Repubblica di Polonia, e lei, diciamo, diceva, è l'unica onorificenza che ho avuto nella mia vita. Per me, diciamo, è difficile, diciamo, ricordare, testimoniare. Del resto l'ho fatto su mio padre in due scritti. Il primo è fra Italia e Polonia, il dialogo con mio padre che mi chiese il nostro indimenticabile Stanisław Morawski, e fu pubblicato in un volume della sua fondazione. Mi è difficile ricordare, per cui oggi nel mio intervento ovviamente vorrei innanzitutto sottolineare come il volume che oggi presentiamo ne è una testimonianza, come il grande lavoro che è stato fatto in questi anni per Gustav Herring su più fronti, che adesso vorrei ricomporre in un mosaico, perché è giusto ricordarli tutto, è un lavoro, appunto, come si è sentito dalle relazioni che degli interventi che mi hanno preceduto, è un lavoro condiviso, è un lavoro in cui ci siamo uniti, e per me è stato molto importante, perché chiaramente c'è la responsabilità di un patrimonio straordinario, e diciamo quello che è tanto significativo e che è da sottolineare è che, come ho detto poco fa, abbiamo un mosaico, abbiamo il volume che segna una stagione di studi, come ha ricostruito pienamente Andrea De Carlo, una stagione di studi importante, una stagione di studi rinnovata, una stagione di studi in Italia e in Polonia, quindi questo è di grandissimo interesse, segna sul versante italiano naturalmente, diciamo, l'importanza che ha avuto e che è stato un grande compimento il meridiano Herling, etica e letteratura, testimonianza, diario, racconti, curato da Cristina Jaworska, una pietra miliare, perché, diciamo, non solo oramai le edizioni dei libri di mio padre edite da Feltrinelli, che fu insomma, una stagione certamente importante che si deve, lo ricordiamo, a Francesco Cataruccio, ormai esauriti e introvabili, lui ha trovato, diciamo, dopo la sua scomparsa, abbiamo trovato una nuova casa, diciamo, editoriale, ed è stata la Mondadori, prima con Un mondo a parte, adesso Un mondo a parte è nell'edizione Oscar, ed è appunto, insomma, è un, come dire, sempre, come dire, presente sul mercato librario, disponibile, ed è quindi questo un fatto molto importante. Il meridiano sono delle pietre miliari sulle quali poi si sono potuti costruire altre imprese significative, il libro lo testimonia. A quali mi riferisco? Da una parte, e questo appunto vorrei anche qui ricordare, testimoniare l'impegno della direttrice Diana Sennitka, e con questa idea della mostra, anch'essa sempre in questo anno Mirabilis 2019. La mostra è un'altra, come dire, è un altro linguaggio, un altro modo di presentare, è stata un'idea bellissima che abbiamo anche lì realizzato in un momento non facile, ma l'abbiamo realizzato con Cristina Jaworska, Alessandro Aires. Lì si trattava, era questa l'idea, avremmo avuto
di lì a poco il meridiano, avevamo un mondo a parte, bisognava guardare a Erling e trasmetterlo anche in un'altra forma, e mi ricordo che di questa proposta, e voglio anche questo ricordarla, fu molto felice mio fratello Andrea Benedetto, che è un fotografo e che appunto riteneva che giustamente bisognasse mostrare anche Erling attraverso foto, immagini, testi, documenti, così come è stata costruita la mostra che oggi potete visitare, di cui c'è anche un catalogo in versione italiana e in versione polacca. Per completare questo mosaico dobbiamo dire altre delle opere, dobbiamo ricordare anche questo qui. Io sono stata 15 giorni fa a Cracovia, dove si è compiuto un evento di grandissima importanza. Abbiamo stata presentata l'edizione completa delle l'edizione critica completa delle opere di Gustav Herling a Milanivisco Literatie, con la cura di Wojciech Boleski e di un'equipe numerosissima di collaboratori e redattori, compiute in 15 volumi nell'arco di un decennio, che diciamo è un tempo straordinario, eccezionale per un'edizione critica, ed è diciamo di uno strumento di un grandissimo interesse sarà per gli studiosi, perché diciamo, le opere sono accompagnate da un apparato, dal confronto di manoscritti, da altri documenti, poi ci sono inediti, e c'è in questa edizione, che è interessante perché abbiamo lì diciamo abbiamo avuto questa idea che fa parte del corpus delle opere di Gustav Herling, la corrispondenza completa con Giedroyc, tre volumi, le 15 si sono tre, perché diciamo è diciamo parte di quell'opera e soprattutto componente essenziale, parte straordinaria della cultura polacca della seconda metà del Novecento, il dialogo e il confronto fra Gustav Herling e Giedroyc. Quindi diciamo questo compimento dell'edizione che sarà fonte e strumento di nuovi studi, di nuove riflessioni, di spunti sull'opera di Gustav Herling. E ancora un momento voglio dirvi l'archivio depositato presso la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce, catalogato dalla Biblioteca Nazionale di Varsavia, e anche l'archivio in parte diciamo sì, nel volume, nella sezione degli scrittori italiani già ci sono delle prime testimonianze di scritti e di lavori compiuti nell'archivio, e i due saggi che traggono spunto appunto dalle corrispondenze con Cristina Campo e dalla corrispondenza con Elemir Zolla. Quindi vi posso dire, perché sto lavorando con un particolare interesse a questa parte dell'archivio, che è interessantissimo il corpus della corrispondenza di Gustav Herling, delle corrispondenze italiane, diciamo così, di Gustav Herling. Si ricostruisce un mondo in cui si rivela qualcosa che forse finora senza l'archivio non era abbastanza chiara, cioè nei confronti di Gustav certamente c'è stata la vicenda che noi conosciamo e che è stata anche è molto ben ricostruita anche qui, la richiama Witold Zachorsky, e cioè dell'ostracismo da parte della cultura italiana di sinistra, la storia di un mondo a parte, dei suoi destini in Italia e del suo autore è una storia di ostracismo di ostracismo e di censura, e anche di censura, no? Addirittura censura che è arrivata addirittura pochi mesi prima della sua scomparsa,
quando la sua prefazione ai racconti della colima di Shalamov, che gli era stata chiesta da Einaudi, poi è stata rifiutata dallo stesso editore perché la si è considerata troppo, come dire, storico-politica. Cioè Gustav parlava non solo del grande scrittore ma anche dei gulag. È una storia complessa, ma fu un grande, quella censura fu un grande dolore. Però da queste vi posso dire che allo stesso tempo, e questo è molto importante perché insomma la storia è sempre fatta di luci e di ombre, allo stesso tempo quando lui si è insediato a Napoli, è stabilito a Napoli nel 55, si erano sposati con Lidia a Londra, avevano vissuto a Monaco dove mio padre lavorava a Radio Volna Europa, ma poi si trasferirono a Napoli. Quando si stabilì a Napoli, lui, diciamo, trovò poi delle porte che si aprirono. Erano poche naturalmente, ma erano porte importanti, e una delle prime è stato Tempo Presente di Chiaromonte e Silone, dove ha trovato un approdo. Ed è, diciamo, molto presto, mentre scriveva su cultura, contemporaneamente era, diciamo, pubblicista in Italia. E vi assicuro che comunque furono, dire, il suo primo racconto, La Torre, fu pubblicato nel 57 su Tempo Presente, e ci sono delle bellissime lettere con Chiaromonte su questo. E poco dopo Silva, che era l'editore di Genova, no? Dove nella collana diretta da Alexander Barth, Slavica, pubblicò Pale d'altare, i due racconti, La Torre e Pietà dell'Isola. Io nell'archivio ho trovato delle lettere di grandi scrittori italiani di quegli anni, per i quali quei racconti erano una rivelazione. Li scrive Cristina Campo, li scrive Ennio Flaiano, li scrive Ignazio Silone, li scrive Giovanni Maver. Adesso non abbiamo il tempo per citarvi questi loro commenti, ma testimoniano anche di come appunto in un certo mondo intellettuale, letterario italiano fu veramente una rivelazione. Questo poi a sua volta ce lo testimonia, e voglio anche annunciarlo perché è un bel lavoro che è stato fatto, ci testimonia l'intensità della sua pubblicistica italiana. Aveva un bisogno enorme di scrivere. Per dare un minimo di frammento personale, lo sentivo perché la mia stanza era sopra lo studio. Certe volte la notte sentivo che tutta la notte camminava con questi passi pesanti avanti e indietro, era un bisogno di concentrazione, a volte cessavano al mattino, ma si chiudeva in quello studio, in quel mondo a parte, con questo, diciamo, senso profondo, no, della concentrazione del lavoro intellettuale, che non sempre gli era facile. Il diario che abbiamo trovato con mia madre nel suo studio, nel suo archivio, è un diario del 57-58, è un diario che testimonia i primi anni dell'esilio a Napoli, dell'esilio in Italia, gli amarezze, i dolori, le difficoltà di ambientazione, ma testimonia anche la grande difficoltà, tormento con se stesso, per tante ragioni. È un diario molto molto diverso dal diario scritto di notte, è un diario in cui lui evidentemente sente bisogno di anche registrare, come dire, gli stati d'animo, le difficoltà, i momenti di debolezza, e che avvengono a volte proprio con la difficoltà di scrivere, un primo romanzo che tenta di scrivere e poi distrugge, è un romanzo autobiografico
lo stagno scuro ed è la sua infanzia e giovinezza su Hednius, la sua famiglia, non riesce perché evidentemente, non lo sappiamo perché, ma probabilmente, come dire, era un mondo ormai lontano, era un mondo che gli era stato proibito, che era stato cancellato per giunta quella casa, quel mulino, quella terra, erano state confiscate dalle cooperative comuniste, quindi la nostra famiglia Herling ne è stata privata, troppi dolori, e non ce l'ha fatta, l'ha cancellato, l'ha buttato, non c'è più, e per fortuna si è subito messo un'altra ispirazione, è la torre che è un racconto sulla solitudine, no? Riconosce quindi se stesso. La torre, contemporaneamente c'è questa quasi quotidiana lavoro anche di pubblicista, e questo lo aiuta molto, simulato Chiaromonte che dirige, sicuramente gli scrive per avere i suoi articoli, quindi questo lo stimola, e allo stesso tempo a un certo punto gli dice: vogliamo che tu diventi il nostro corrispondente italiano per tutto ciò che avviene nell'Europa al di là della cortina, in quella Europa che giustamente, come ha detto Carlo, Andrea De Carlo, Gustav sicuramente è stato un ponte fra l'Italia, l'Europa occidentale, così, e l'Europa orientale. Ha saputo congiungere, ha saputo tirare i fili, ha saputo guardare l'uno all'altro. In questo è stato un testimone straordinario, e mi fa piacere dirvi che la pubblicistica che inizia in realtà il suo primo articolo che c'è in italiano lo concepì e lo scrisse a Villa Tritone nel 44. Villa Tritone era Villa Sorrento, dove Croce era stato rato da Napoli dai bombardamenti, ed era lì con la sua famiglia. È una lunga storia, non abbiamo il tempo di raccontarla, ma insomma è molto bello l'incontro con Croce, è un altro capitolo. E lì, comunque, in quella casa che lui frequentava ogni sera, con l'aiuto di Elena Croce scrisse il suo primo articolo in italiano. Lui lo dettava in inglese e zia Elena glielo metteva in polacco. E si intitola Guida essenziale della Polonia per i buoni europei. Si capisce da questo che cosa, e tre pagine c'è tutta la storia della Polonia. Io che mi sono interessata anche di storia della Polonia lo trovo veramente di una profondità straordinaria. Con questo articolo poi dal 55 inizia prima la collaborazione col Mondo, poi Tempo Presente, la Fiera Letteraria, poi il Corriere della Sera chiamato da Giovanni Spadolini, poi La Stampa, poi il Giornale di Montanelli, col quale ruppe perché Montanelli, come disse lui, flirtava col generale Jadruzelski, e mio padre questo non lo tollerò, entrò in rottura e lasciò il Giornale, e poi il Mattino fino alla... Tutto questo corpus di articoli che sono allora raccolti grazie a un grande lavoro di una studiosa italianista, anche polonista, polacca, Magdalena Żniedziewska, lieve anche di Boleschi, li ha tutti trascritti in Word, sono naturalmente raccolti nell'archivio di Gotha Werling, per questo volume che a breve uscirà, che si intitola Scritti italiani di Gotha Werling, perché sono quelli che lui ha scritto in italiano. Lui scriveva solo per i giornali, scriveva in italiano, mia madre li rileggeva per qualche correzione, ma scriveva in italiano. La nostra grande sorpresa, io certamente, è che non me l'aspettavo la mole di questi scritti, perché praticamente sono oltre 500, 600, e questi due volumi che non hanno note, perché non sarebbe troppo, sono di circa 1100, 200 pagine, ed è un corpus imponente, è un corpus
voglio dire che sarà di grandissimo interesse, perché lì abbiamo c'è il critico letterario, c'è il critico letterario che scrive di ciò che esce in Polonia, in Unione Sovietica, nei altri paesi, ma anche ciò che è in Italia. C'è il testimone e c'è l'osservatore acuto, attento, quotidiano, analista di tutto quello che accade in quel mondo, da una parte, dall'altra, della cortina di ferro. E vi posso dire che ci sono naturalmente degli scritti, degli articoli che sono premonitori, sono delle analisi veramente straordinarie, tanto che abbiamo pensato appunto con Paolo Moraschi, che saluto, mi dispiace tanto anche a me che non sia qui con noi oggi, abbiamo pensato poi di farne una piccola raccolta di alcuni, perché ci sono poi una serie di articoli sull'Ucraina negli anni 90 e che sono veramente, voglio dire, come stesso Paolo che di questo se ne intende ha detto, cioè sono premonitori, sono preveggenti, e ce n'è uno che si intitola appunto la cerniera dell'Europa, e così pensavamo di intitolare questo libretto. E questo è il mosaico, come dire, di tutto il mondo di studi, di iniziative che vive e che intorno e per Gustav Herling. Io non posso trattenervi oltre, vorrei anch'io rendere il mio piccolo omaggio all'anniversario di cultura, perché diciamo sottolineando solo due cose che diciamo cofondatore, no? Si può dire con Diego, dice, di cultura. Mio padre, non mi ricordo dove, dice anche che è stato lui a concepire il nome, ed è probabile, cultura, che è stato diciamo quel primo numero, anche lì è una testimonianza, fa parte di quella storia che io non ho avuto il tempo di raccontare, ma come dire, è la storia dell'incontro con Croce, è stato l'incontro del suo destino. È stato l'incontro del suo destino, ma non solo, su due piani naturalmente, cioè quello dell'incontro di due grandi liberali del Novecento, la religione della libertà li ha uniti, e poi un incontro del destino perché ha conosciuto Lidia. Mio padre ha dato molto, fino alla fine, è impressionante, testimonianze per Benedetto Croce, nei suoi racconti, nei suoi scritti, e c'era qualcosa di fra di loro che era veramente, adesso, come dire, sì, è così, devo dire, insomma è lunga, e gli ha dato testimonianza anche nel primo numero di cultura, perché nel primo numero di cultura lui ha voluto che si pubblicasse, l'ha tradotto lui, il saggio di Croce del 46, che è un saggio di 3-4 pagine, un saggio veramente molto molto che si intitola La fine della civiltà. È una riflessione sulla fine dell'Europa. Insomma, dopo la guerra, naturalmente, insomma, è molto impressionante ed è significativo, no, che nel primo numero di cultura ci sia anche questo saggio, e naturalmente, come dire, fu il rapporto fra Herling e Giedroyc, nonostante la rottura, che un capitolo difficile, complicato, eccetera, fu comunque proprio nel discorso che fece qui per l'Aquila Bianca, lo testimonia, fu in fondo indissolubile, no? Fu una grande sodalizio che ha segnato certamente, non si può dire, la cultura polacca europea
della seconda metà del Novecento. Penso che mi fermerei qua, perché ho anche parlato già abbastanza, ci sarebbe tanto da dire, ma l'unica cosa che posso dire è quello che forse la frase con cui ho concluso, ho introdotto quella cerimonia straordinaria del 2012 a Napoli, a Villa Ruffo, quando ben 3 presidenti della Repubblica sono venuti ad rendere omaggio allo scrittore, sono entrati in quel suo studio, perché era un po', e hanno tenuto dei discorsi che finalmente, cioè io li avevo, mia madre voleva sempre che si pubblicassero, però non avevamo mai trovato il luogo adatto, e il libro Gustav Herring e il suo mondo, così importante per noi, e con, insomma, ringrazio anche la casa editrice Viella, oltre che tutti coloro che vi hanno collaborato, perché veramente la casa editrice Viella c'è stata Cecilia Molombelli vicina, con la sua grande esperienza, ha trovato qui, diciamo, abbiamo pubblicato qui i testi dei 3 presidenti della Repubblica, ci sembrava la cosa più giusta, e io allora, quando feci il mio breve intervento, alla fine disse: ringrazio per tutti voi per la serenità che ci avete dato. Ecco, questi momenti come quello di oggi per me sono veramente molto importanti, e vi sono grati, perché sono molto importanti, perché sento tutto l'affetto e tutta la condivisione e il sostegno in tutto il lavoro che si fa per una persona così, così straordinaria come Gustav Herling. Grazie. Ringraziamo a tutti i relatori. Qualcuno vuole fare qualche domanda? Ha bisogno di qualche approfondimento? Prego. Arriva il microfono. Intanto complimenti. Ah, grazie. Sarò brevissima, naturalmente. Ecco, grazie. Intanto complimenti a tutti i relatori, è una presentazione veramente estremamente gradevole, interessantissima. Io ho una curiosità leggera, uscendo un po' dalle accademie e da tutta questa storia straordinaria: l'incontro con sua madre, l'incontro di Gustav Herling con sua madre. Sarei curiosa anche dell'incontro con Croce, naturalmente. Breve, così, una leggerezza calviniana. Grazie, visto che lei è qui, grazie. L'incontro con Lidia, appunto, venne a Sorrento, a Villa Tritone, nei primi mesi dell'inverno del 44, e avvenne così, perché mio padre, che era lì in convalescenza, prima di partire per il fronte di Monte Cassino, girava per questa bella cittadina e incontrò un prete che gli fece da guida per Sorrento. A un certo punto gli disse: vede questa villa bellissima, Villa Tritone, qua abita il nostro grande filosofo Benedetto Croce. E mio padre disse: ma io ho letto le opere di Croce, mi farebbe piacere. E il prete si offre di accompagnarlo, e quindi lo accompagna, Croce lo accoglie, ha un lungo colloquio con Croce. E di questo, perché è più lungo, certo, ha scritto un bellissimo, il suo primo racconto, più o meno, Villa Tritone, interludio bellico in Italia, cioè nel Meridiano. E lì veramente c'è descritto da lui, perché è bellissimo come descrive l'incontro con Croce. Alla fine di questa conversazione Croce gli dice: ma lei che è lontano dalla sua casa, è lontano dalla sua patria,
nella sua famiglia, consideri questa una casa aperta, venga ogni quando vuole, ogni sera, infatti lo faceva, c'era il caminetto acceso, eccetera. E poi gli voglio far conoscere Lidia, e dicendogli che mia figlia che studia il russo. Allora io pensavo appunto a un giovane soldato reduce dal gulag, e così nacque questa, il loro incontro nacque insomma certamente dei sentimenti fra di loro, e leggevano forse un po' il russo, eccetera, e insomma così avvenne. E poi lui partì per il fronte di Monte Cassino, e poi, come avviene in quei tempi di guerra, no? Si persero di vista lui, e quindi ci sono altre storie sia di lui che di Lidia, e poi si ritrovarono anni dopo a Monaco. Grazie, bellissimo, grazie. Io faccio una domanda, scusate, forse ingenua, i polonisti forse lo sanno, non lo so, però io non lo so. Ci sono lettere di altri slavisti, perché tu hai ricordato Maver? Sì. Se ci sono lettere, se sono state pubblicate o sono in corso di pubblicazione. Domanda. Ci sono. Ci sono lettere di Verdiani, ci sono lettere Raffo, Marchesani, naturalmente. Queste sono quelle che io ricordo. Però voglio dire, ci terrei molto a farti avere, perché diciamo la Biblioteca La Rodova poi ha pubblicato il catalogo dell'archivio, e quindi lì probabilmente ci sono anche altri nomi. Certo, il corpus, quello che posso dire, che a me mi piace, che questo corpus italiano, chiamiamolo, i corrispondenti italiani dell'archivio, è più, diciamo, poi c'è Alberto Pescetto, per esempio, non so se ha, però ho visto Alberto Pescetto e c'è anche una bella sua lettera. Però quello che è significativo è che Alberto Pescetto, slavista e traduttore, scrive nel 61: mi conforta il pensiero che da qualche parte esista un uomo interiormente libero, dotato di un senso così innato e autentico di sincerità e di giustizia. Creda, gliene sono veramente grato e prego il cielo che lei abbia sempre questa forza d'animo e di pensiero per il bene dei suoi lettori. Il tono delle lettere dei corrispondenti italiani è sempre anche un po' questo. Dice, loro si trovano di fronte a un uomo che ha una, anche la Cristina Campo, anche Traverso, rimangono un uomo che ha una forza straordinaria, ma persino Chiaromonte, cioè, ma anche Silone. Quindi a me chiaramente mi ha colpito, perché è chiaro che, diciamo, ho detto, certo, sì, sappiamo, ha sofferto l'esilio, l'ostracismo, però allo stesso tempo, voglio dire, ha trovato poi, quindi perciò io penso, l'ho detto in un convegno di Torino che ha organizzato Cristina Jaworska, quello su emigrazione e archivi, che io vorrei che si pubblichi un volume i corrispondenti italiani di Erling, perché sono poche lettere, capisci, di ognuno, anche di Maver, è molto bella perché Maver naturalmente ha letto anche lui. In questo caso ha letto Pale d'Altare, quindi la torre Pietà dell'Isola, e gli scrive nel 60: ho ricevuto ieri il suo libro e l'ho letto tutto d'un fiato, ma lentamente, senza perdere una sola parola e sostando di tanto in tanto per impregnarmi di quell'atmosfera di sole e di solitudine che ha così magistralmente evocata. Queste lettere sono dei piccoli capolavori, e quindi secondo me, così come si adesso esce la pubblicistica italiana, a fianco si deve fare questa bella raccolta di corrispondenti italiani. Importante. Ma è importante perché
persone che mi hanno in qualche modo insegnato il polacco o la letteratura polacca non mi hanno mai parlato di lui, ecco, questo sì, fa parte un po' probabilmente dell'ostracismo. In qualche modo non era nell'aria, parlo degli anni 60, e poi l'ho scoperto da sola, insomma. Ma questo penso che è significativo in qualche modo, penso che andrebbero studiate queste lettere, andrebbero studiate per capire quest'altro proprio dal punto di vista slavistico nostro, ecco, sì, questo certo. Qui faccio un po' una distinzione. Però, ma probabilmente Giovanna, certamente nell'università e nell'Accademia italiana c'è stato ostracismo nei suoi confronti. Questo non c'è dubbio. Per esempio, insomma, era a Napoli e l'Orientale. No, nessuno, appunto, fa parte di una storia precedente, quella di Andrea Legano, però diciamo l'Orientale non l'Orientale, insomma la polonistica, no? Perché poi si deve dire così, non hanno mai nata, eccetera, come dire, quindi forse nella... perché non c'ero io, sì, perché non c'era lui, invece esatto. Così. Quindi probabilmente quello che tu dici un po' c'era, però allo stesso tempo queste lettere testimoniano, esatto, sì, per esempio molto belle anche sono le lettere di Ripellino, quindi c'è, insomma, va ricostruito per testimonianza di verità, perché è importante. Buonasera, salve, grazie per la presentazione, anche per la chiarezza espositiva. Una domanda pratica, diciamo, questa raccolta giornalistica a cui ha accennato, si ha un orizzonte di pubblicazione temporale o per chi sarà pubblicata, diciamo, tra quanto sarà disponibile? Ah, è un lavoro che dura da almeno 3 anni e adesso è in stampa, quindi esce a gennaio, non addirittura a fine dicembre. Ah, perfetto. E sono tutte la pubblicistica dal 1955 al 2000. Per chi esce? L'editore è Bibliopolis di Napoli, sì, ed è una coedizione, importante dirlo questo, Bibliopolis Istituto Letteraturi. In questo caso abbiamo fatto proprio la coedizione, quindi in copertina compaiono entrambi e diciamo c'è avuto appunto un contributo importante di Istituto Letteratura del Fondo della Scienza Polacca, quindi c'è stato un impegno molto importante delle istituzioni polacche per gli scritti italiani di Erling. Bene, grazie. Questo anche significativo. Un po'. Sì, perché è la curatrice è una studiosa polacca, Magda Niedziecka, che veramente, diciamo, trascrivere tutti questi articoli in Word, insomma, è stata veramente... 1500 pagine? No, 1200. Abbiamo pubblicati tutti, non si poteva... Poi faremo quella scelta, però se si devono pubblicare, si devono pubblicare integralmente. Ed è molto interessante perché lei lo dice, perché lei è italianista, soprattutto, ha ragione, lei dice è molto interessante perché è l'italiano di Erling, cioè anche dal punto di vista linguistico lei lo analizza ed è effettivamente è interessante perché si scopre anche proprio il suo stile italiano che è un po' particolare. Poi anche questi elementi italiani confluivano nel suo polacco. Esatto. A volte lui si esprime in polacco, esatto, con influenza italiana. Esattamente, esattamente. Se mi permette. Esatto. Ok. Nel contesto del epilogo del nostro odierno incontro vorrei ricordare la motivazione della dedica l'anno 2019, il centenario della nascita di Gustav Herling, da parte del Parlamento della Repubblica di Polonia, con quelle parole che vengono citate anche nell'appendice del volume.
al riconoscimento dell'opera e azione di uno dei più grandi scrittori polacchi del XX secolo. La testimonianza delle sofferenze di un uomo sopravvissuto ai tempi della violenza totalitaria e della crisi di valori, che con straordinario coraggio racconta la tragedia di chi ha vissuto nella ricerca di un ordine morale di verità. I racconti di Herling sono narrazioni sui segreti metafisici del destino umano profondamente radicate nella cultura europea. E il suo diario scritto di notte, una cronaca straordinariamente originale della storia polacca ed europea del XX secolo, vista attraverso gli occhi di un esule in Italia, patriota polacco ed europeo. Benissimo. Ringraziamo tutti per la vostra presenza, invitiamo a approfondimenti, aspettiamo soprattutto adesso il volume che esce, perché anch'io come italianista sono molto interessata all'aspetto linguistico a cui aveva accennato. Grazie, buon proseguimento di serata.